Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovissimo video, assaggi, la seconda parte del video uscito settimana scorsa. Ma prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di non perdervi nessun nuovo video che esce, che vi ricordo escono ogni martedì e ogni venerdì alle ore 14:30 e vi ricordo se vi va di seguirmi anche sugli altri miei social, ovvero Instagram e TikTok, vi lascio i riferimenti qui e i link diretti giù nell'info box per restare sempre aggiornati su tutti gli altri contenuti, post, storie, foto, eccetera. Oggi siamo qui con la seconda parte. C'è un sacco di roba anche oggi, raga, per quello che appunto, come vi dicevo nella parte 1, l'abbiamo divisi. Non sono in ordine, quindi anche se non avete visto la prima parte potete tranquillamente vedere questo video e poi se volete recuperarvi la prima parte. Abbiamo un sacco di novità, più dolci come sempre, di solito le novità sono sempre più dolci, però abbiamo qualcosa anche di salato. E visto che oggi è ora di pranzo e non di colazione come l'altra volta, io vorrei proprio partire dal salato. Forse parto dai cracker. Abbiamo altre tre novità di Gran Pavesi. Nello scorso video ne abbiamo già assaggiati due e qui ne abbiamo tre. Allora, io partirei da loro che sono da sole, l'unico gusto, ovvero le sfoglie crispy che credo ci siano semplicemente salate già in vendita. Questa volta gusto pepe lime, quindi tipo le San Carlo pepe lime che già un po' ci sono. Allora, il profumo si sente e all'interno sono fatte così. Più sottili rispetto a quelle che abbiamo assaggiato nello scorso video e più grandi. Il gusto si sente tanto, tipo le patatine della San Carlo, però ho paura che a lungo andare potrebbe un po' stancarmi. Si sente molto il limone, il lime e il piccantino del pepe, quindi rispecchiano appieno il loro gusto. Secondo me si sente anche di più rispetto che alle patatine. Ovviamente sono un po' più sostanziose essendo cracker rispetto alle patatine, però molto buonine. Le mangerei magari di accompagnamento a un'insalata, al pesce. Ho la carne anche da sole, appunto, avendo già il gusto, non le accompagnerei con nessuna salsa, però molto buonine, gli darei comunque un 7. Passiamo poi alle altre due che sono molto simili alle altre che abbiamo assaggiato nel video, però sono sempre sfogline, invece le altre erano tipo crancino, una roba del genere. Però qua abbiamo i multipack, non è un pacco grande, e abbiamo gusto barbecue e gusto pesto. Io direi prima pesto e poi barbecue. La forma è identica a quelle di prima, solo più piccoline. Il sapore, raga, è un sacco di pesto. Si sente tantissimo. Anche questo mi ricorda molto le patatine che avevano fatto anche abbastanza recentemente, nuove al pesto. Però sotto forma di cracker preferisco. Passiamo al gusto barbecue, ma di solito le cose al barbecue non mi piacciono perché non mi fa impazzire la salsa barbecue. Però se non sono forti, sì, vediamo. Mi piacciono di più quelle al pesto. Perché sì, è un barbecue abbastanza forte. L'unico tipo barbecue che mi piace è quello delle croccantelle. Non sono male, però un po' fortino. Quindi io ho preferito pesto. Quindi gli darei un 8,5 e un 7. No, 6,5 perché preferisco quelle pepe lime. Ok, io direi di finire il salato così ce lo togliamo perché abbiamo due cose comunque simili, appunto due patatine. Sono altre due novità di Amica Chips. In questo caso abbiamo gusto profumi di Sicilia e gusto prosciutto crudo, che mi ispira un sacco perché le croccantelle al prosciutto crudo sono le mie preferite. Ma partiamo dagli agrumi, che patatine fritte, gusto arancia e finocchietto. Ok, pensavo che erano solo agrumi, però appunto vedevo disegnato un finocchio. A parte che ce ne sono pochissime dentro. Il profumo è solo di patatina. Aiuto, ragazzi, sento un sacco, soprattutto il finocchio rispetto all'arancia. L'arancia più nell'odore quando la mettete in bocca, poi a sapore si sente di più il finocchio, ma non mi piace. Già sapete, come dicevo nell'altro video, che a me le patatine così non mi piacciono, così classiche. Quindi almeno se hanno un gusto buono, dico vabbè, ok. Queste no. No, 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 non mi piace. Aspetto a dargli il voto per assaggiare quella al crudo, ma non mi piacciono. Vediamo queste qui. Sono leggermente arancino queste. Un prosciutto crudo molto leggero, non come quello delle croccantelle, proprio si sente pochissimo. In alcune si sente di più, ma il gusto della patata copre molto il gusto appunto della polverina. Allora, raga, queste do un 5 perché non mi sono proprio piaciute. A queste do un 6 perché le mangio, ma mi aspettavo di sentire di più il prosciutto crudo. Tipo le altre di Amica Chips che abbiamo provato nell'altro video, si sentiva molto di più il sapore. Qua si sente tanto solo il finocchio e qua sì e no. Ok, dopo tutti questi bei sapori passiamo al dolce. Parto con una cosa un po' soft che ho trovato per caso all'Esselunga,
ovvero due nuove barrette di gran cereale, questa al cocco e questa al caffè. Ovviamente mi ispira di più quella al cocco. All'interno ne abbiamo quattro e hanno cioccolato e nocciole, mentre questa cioccolato e mandorle. Devo dire, mi ispirano. Partiamo da quella al caffè. All'interno la nostra barrettina è questa. Dovrebbero avere sopra tutta la frutta secca e sotto lo strato di cioccolato. Esatto. L'odore di caffè, cioè il sapore di caffè si sente, ma non tantissimo. Soprattutto non è di quel caffè dolce, ma sembra tipo della polverina proprio di caffè. Quindi è molto buonino. In generale è una barretta classica di frutta secca con sotto il cioccolato, che ovviamente gli dà qualcosina in più. All'aroma leggero leggero di caffè, quindi non è male. Proviamo quella al cocco, se si sente di più il sapore di cocco. E qui appunto abbiamo più mandorle, infatti è leggermente più chiara dell'altra. Raga, qua si sente molto di più, è molto più buona, ovviamente, un po' più goloso. Questa è molto buona, è tipo un po' un'alternativa un po' più fit del Bounty, molto lontano ovviamente, però molto buona, perché con le mandorle mi piace molto di più. Questa gli do, aspetta, un bel 9, raga, perché mi vedrei a mangiarla a merenda, a lavoro, col caffè, eccetera. Mentre questa, dopo che ho provato quella, gli do un 7, quindi ben due voti di differenza. Ok, ora possiamo passare a dei biscottini, direi. Allora, abbiamo, come nell'altro video abbiamo fatto le brioche di Bruno Barbieri, per questo video avevo tenuto i biscotti. E ne abbiamo ben 4, raga. Allora, ve li presento tutti, poi decidiamo in ordine a assaggiarli. Queste sono crumiri con vaniglia Bourbon del Madagascar. E l'avevo preso, c'erano anche con le gocce di cioccolato, però non li ho presi perché erano semplici crumiri con gocce di cioccolato, quindi non mi interessava prenderli. Poi abbiamo le offelle al limone, queste qui, quei quasi sono i due un po' più semplici. Poi abbiamo i bucamù, quindi tipo i bucanevi ma al caramello, caramello mu, quindi saprà già più di mu che di caramello. Ed infine le melinghe con delicata nocciola. Io farei loro due e poi limone e caramello. Così, partirei proprio dai crumiri alla vaniglia, che sono i più semplicini. I crumiri devo dire che mi piacciono molto come biscotti, spesso li compriamo. Allora, rispetto ai crumiri normali, sì, si sente di più il sapore vanigliato e soprattutto anche il miele, che ho letto che appunto c'è. Quindi sì, si sente una leggera differenza rispetto ai crumiri tradizionali. Neanche tutta sta differenza ovviamente, però ovviamente sono buoni, sono biscotti che mi vedrei mangiare abitualmente a colazione col tè. Passiamo alle melinghe alla nocciola, con delicata nocciola, quindi non si sentirà molto, presumo. Eccole qui, dall'odore si sente un sacco la nocciola. Devo dire che la nocciola si sente molto ed è anche molto buono, perché è un po' diverso appunto dai soliti biscotti, che non penso ci siano dei frullini così alla nocciola. Devo dire molto buonini questi, più particolari degli altri. Molto buoni, raga, questi. Non me lo aspettavo perché non sono amante della nocciola, però questi molto molto buonini. Proseguiamo con quelli al limone. A me, come vi dicevo, piace molto il limone. Speriamo che il sapore di limone si senti come quello della nocciola. La forma è così. Questo è anche più crispy rispetto agli altri, che erano più friabili. Sì, devo dire che il limone si sente, allora, un po' meno della nocciola. Cioè, intanto la nocciola è quella che ho sentito di più. Si sente tanto anche nell'olfatto, anche nel sapore, però forse se non siete abituati al limone o non vi piace particolarmente lo sentite di più. Io che lo utilizzo spesso lo sento un po' meno, però è comunque buono, delicatini. Non però i miei preferiti fino ad adesso. Passiamo ai bucamù, che speriamo non ci deludano. Ed eccoli qua, anche i bucanevi mi piacciono molto come biscotti. Mi sa che il caramello è qui al posto dove ci sarebbe il bianco. Sono leggermente più dolci rispetto ai bucaneve tradizionali, ma tutto sto caramello un po' proprio alla fine si sente leggermente il sapore, ma appunto più di mu che proprio di caramello, che per carità c'è scritto. Nulla di che, secondo me. Proprio leggermente diverse rispetto ai bucaneve tradizionali. Quindi, classifica finale. Allora, inaspettati ma primi, io metto quella alla nocciola, mi sono piaciuti veramente un sacco e gli do un 8, perché comunque non è nulla di fuori dal normale.
Come secondo andrei con quelli al limone, che gli darei un 7,5 perché sono molto buoni anche loro. Infine, a pari merito, a 7 metterei loro, perché questi sono buoni ma sono semplicissimi e questi sono un po' più particolari, però mi aspettavo un po' di caramello in più. Quindi questa è la mia classifica finale. Ok, ultima rubina e poi due cose dobbiamo prepararle. Abbiamo un nuovo Buondì in limited edition, questo lo trovate solo da Lidl. A me mi è andata bene di averlo trovato in uno dei loro carrelli che trovate lì, che stavano sistemando delle robe, e l'ho preso, gli ho chiesto e mi ha detto sì sì, prenditi pure, perché era l'unico rimasto nello store, se no non li avevo mai trovati a Lidl, però li trovate solo lì, ed è tutto al cacao, quindi l'impasto al cacao, la copertura fuori al cacao e il centro è al cacao, extra dark si chiama. I Buondì, quelli con fuori la copertura al cacao, mi piacciono tantissimo. Vediamo se così non è troppo, avendo anche l'impasto al cacao. Si presenta così e devo dire che il Buondì è anche una delle poche merendine così confezionate che mi piace. Eccolo qui. E fuori ha tutta la glassa classica. Devo dire che non mi aspettavo che si sentisse tanto la differenza da quelli normali ricoperti. Però devo dire che si sente, è molto più cioccolatoso. Forse anche troppo, anche per me che mi piace il cioccolato. Quindi comunque preferisco la versione, quella col packaging nero che trovate normalmente al supermercato. Questo è un po' troppo. Poi per carità è buono, quindi gli do un 7. Però dovete proprio essere amanti del cioccolato, perché sennò è veramente tanta roba tutto insieme. Tanto dolce, tanto cacao, tanta crema, glassa. Un po' too much, però una volta ogni tanto ci può anche stare. Allora, prima di passare alle cose da preparare, facciamo anche i due cioccolati. Volevo tenerli alla fine, però ce li togliamo. Abbiamo un nuovo Bacio Perugina e una nuova tavoletta di Ferrero Rocher. Allora, facciamo prima la tavoletta. È il classico, quello originale, ma con la mandorla, oltre che solo alla nocciola. Non penso che sentiremmo chissà quale differenza rispetto alle tavolette già che avevamo assaggiato anni fa ormai, quando erano uscite. All'interno si presenta sempre allo stesso modo, quindi con i quadratini con la pallina, e appunto oltre che avere nocciole ha anche le mandorle. No raga, si sente, perché non sono mandorle, sono pasta di mandorle, e a me non piace, non mi piace assolutamente. Sì, si sente la differenza, molto meglio quello normale. Mamma mia ragazzi, se vi piace la pasta e mandorle lo adorerete, per me questo è un 3. Ma non è sapore di mandorle questo, è sapore di pasta e mandorle. Beh. No, 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 super bocciato. Speriamo di rifarci con i Baci Perugine, indovinate, caramellato a cosa? Alle mandorle. Questi mi sembra averli trovati da OD Store, ma ho visto che ci sono anche all'Estilunga adesso, per quello con la confezione così piccola. Il pack è marroncino, proprio color caramello, il che mi piace. E vediamo all'interno. Già nel bigliettino, la vita non è trovare se stessi, la vita è creare se stessi. Wow. Me lo aspettavo di questo colore anche lui, invece no, è, mi sa, fondente. Pralina di cioccolato fondente extra al gusto di caramello, ripieno con nocciole e mandorle. Ora vado piano, perché ho paura che sappia di pasta di mandorle. No, questo dentro è proprio la frutta secca e anche del sale. Esatto, perché all'interno la granella di mandorle caramellata ha zucchero e mandorle, sale e burro. Molto buono. Molto più buono dei baci tradizionali. Poi io apprezzo di più che sia fondente, perché a me piace il cioccolato fondente. Con questo crunchy e alla fine arriva un sacco il salatino. Devo dire super top, mi do un bel 8. Ok raga, passiamo alle ultime due cosine da preparare, tra virgolette, sono solo da scaldare. Allora, abbiamo i nuovissimi raga pancake della Mulino Bianco con farina d'avena e cacao. È stato difficilissimo trovare i primi quando erano usciti, e questo è stato altrettanto difficile, cioè più che altro non so se sono usciti dopo, perché poi li ho trovati subito, non, o non so se finivano, ma secondo me sono usciti dopo rispetto a quando iniziavano a girare le foto sul web. Comunque li ho trovati da Esselunga, se volete saperlo. All'interno abbiamo 8 porzioni da 2 pancake ogni confezione, e da scaldare anche abbiamo i nuovi Grisby con all'interno la ciobar. Quindi ovviamente c'è scritto provami caldo, come quelli allo yogurt erano da provare freddi, questi lo proveremo caldo. I Grisby non mi fanno impazzire, come vi dico sempre, però quando fanno questi gusti mi piace sempre provarli. Questi all'autogrill mi sembra di averli trovati,
Comunque, vado a metterne uno sul piattino assieme a un pancake. Così andiamo a provare il tutto insieme. Madonna, raga, questo pancake si è rotto praticamente in mano. Vabbè, meglio, almeno metto solo metà a scaldare e io metto proprio 30 secondi in microonde. Anzi, meno, ho fatto proprio 20. Allora, innanzitutto l'odore che esce fuori è super di cioccolata, da questo. Proprio quando vi fate la tazza di cioccolata. Da questo invece... Vado a provare prima il pancake. Ci sta. Lo accompagnerei comunque con una crema spalmabile perché è molto asciutto. Però non male, raga. Un classico pancake comprato. Si sente la farina d'avena. Buono, dai. Per essere comprato, merita. Vi darei comunque un bel 7,5. Perché per essere comprato ci sta. Ora sono curiosa di aprire lui. Vedete ora come mi ustiono le dita. Vediamo. No, non riesco ad aprirlo. Non so se all'interno è ancora duro. Non si è sciolto tantissimo. Lo aspettavo più cremoso. Forse devo lasciarlo di più perché è proprio freddino dentro. Posso dire un gusto al cioccolato. Nulla di nuovo, nulla di entusiasmante. Fa più scena che poi tutto il resto, quindi comunque gli darei un 7. Bene raga, sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda parte dei video assaggi. Devo dire raga, un sacco di novità, speriamo ancora si fermino per un po' perché stare dietro tutta questa roba, poi comunque mangiarle perché non posso neanche buttarla via, poi tutta questa roba è veramente un po' difficoltoso, però dai, devo dire che per un po' ora dovremmo essere a posto. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like se vi piacciono i video assaggi per supportare la serie. E vi ricordo come sempre di lasciarmi giù un commento con le cose che avete provato voi, che proverete, che vi ispirano, che non vi ispirano, eccetera. E vi ricordo di seguirmi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Vi lascio i riferimenti qui e i link diretti giù nell'info box per vedere tutti gli altri contenuti che posto. Vi mando un super bacio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!